E i continui mortificanti insuccessi sportivi in campo internazionale. Sono altrettante punture di spillo che colpiscono il corpo ormai esausto della nostra un tempo civile comunità e la trasformano in un'unica inguaribile piaga. Dio abbia pietà di noi. Io non so chi lei sia, ma avendo ascoltato le sue parole, mi dichiaro onorato di fare la sua conoscenza. Permette? Conte Filiberto Amedeo Viro Siloni, generale di brigata a riposo. L'onore è reciproco. Amilcare Severi, magistrato. A questo punto tocca a noi uscire dall'anonimato. Mariangela Curtirava, vedova Vinci, proprietaria. Quanto a me, il mio nome non vi direbbe nulla. Comunque, con l'aiuto del signore, dirigo un pio istituto. Scolastico. Finanziario, ma con capitali religiosi. Beh, veramente, io studio legge. Oh, ma che bravo! Lei deve essere uno di quelli che studiano veramente, non di quelli che vanno facendo chiasso per le strade. Beh, senza falsa modestia possiamo affermare che rappresentiamo qui la parte migliore del paese, quella sana, quella che conta, quella che giudica. L'ultimo baluardo contro il tarlo del disfacimento morale, sociale e religioso. Auguriamoci che questo tarlo non trovi mai posto tra di noi. Scusate, è libero quel posto? Grazie. Scusate, mi dispiace, mandami... grazie. Scusate, ma è chi ne... Scusi? Lei è coi piedi sul sedile. Ehi, sono curto, che già fa? Almeno si tolga le scarpe. Mi devo levare le scarpe. È sotto vostra responsabilità. Ehi, io sapevo. Non me le mai scarpe. Questa è prima classe, Prima classe. Supplemento rapido e prenotazione obbligatoria. Ma voi siete delle ferrovie? Non c'è bisogno di essere delle ferrovie per sapere certe cose. Un buon viaggiatore sa sempre tutto del treno che usa. Bravo uomo, probabilmente lei aspettava il treno successivo, che non è un rapido, costa di meno, ed è esente dal relativo supplemento. Ma buon, basta che va a Napoli, mi contento così. Bravo uomo, mi ascolti. Sì. Nella mia posizione io non posso chiudere un occhio. Lei adesso deve andare a cercare il controllore. Confessare il suo errore e scendere la prima fermata. Ma manca pocazzi, è già arrivato a Napoli. Effettivamente se paga la differenza di prezzo. Certe differenze non dovrebbero avere prezzo. Ecco, brava signore, certe differenze non dovrebbero avere prezzo. Non ha da avere differenza. Che è sta differenza? Perché tu sei meglio di me. O tu sei meglio di me. Ma siamo tutte creature di Dio, no? E allora. Ho il dovere di informarla che appena passerà il controllore io sarò costretto a denunciarla per infrazione agli articoli 28, 47 e 51 del regolamento ferroviario. Uè, megna bello, ma tu che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo vai trovando? Ma rugazzo viene, ma rugazzo vai, chi cazzo sì? Glielo dico io chi è. Lasci stare, caro amico, lasci stare. Ci sono dei momenti in cui preferisco essere rispettato come cittadino che come magistrato. Via, gli domandi scusa e non se ne parli più. Come? Io devo domandare scusa. Ma tu fossi stronzo. Figliolo, mi raccomando, un po' di calma, anche la pazienza ha un limite. E ricordati soprattutto che il turpidoquio è un peccato. Peccato? Ma che cazzaggio fate? Poi mi ha scelto tutto quanto con me, sa? Sono asciuto frisco. Io tengo certi cazzo che mi abbollano per capo, facendo un piacere. E ringraziate a me non che c'è una signora qua, sennò mi cazzo per tutto quanto a male parole, va spazzino. Dopo a casa mi sta città chi mi rompo un cazzo, ci rompo un mazzo. Signor, permettete, sì? Voglio dire una cosa a me. Dimmi un po' cosa dici, Ah, un bello discorso che non si usa. Nella legge con cazzo che l'educazione del ministro di sto cazzo, ma non ci vuole. Ah, a casa sta pure la medaglia che si è rubata in nave, Mi si è rubata, se metteva in nave da sacco. Ah, a casa sta pure l'imperatore, show, che sei chiettatore. È curno tu, un'amica mia che sta in due paesi suoi, ha detto, fumagliarla, amico mio, brava, una persona per me, ha detto che la moglie si vedi le corde, io se lo dico curno tu. Adesso basta. Lei è stato molto in calma, lei non si è reso conto
che ha contravvenuto all'articolo 297 del codice penale, che suona così: chiunque offenda l'onore e il prestigio del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da 1 a 3 anni, reato per il quale si può procedere d'ufficio. E pertanto io la incrimino, avvalendomi delle vie facoltà. E asciugo magistrato è arrivato. Un alto magistrato, consigliere di corte di Cassazione. Errore madornale, caro il mio bravo uomo. Lei però, scusi, forse doveva qualificarsi un po' prima, non le pare? Ah, visto? Ha già trovato il difensore d'ufficio, cosa vuole di più? Senta, generale, lei dovrebbe per favore collaborare e prendere in custodia l'indiziato. Molto volentieri. E lei, signora, se non le dispiace, dovrebbe annotare gli estremi di questa incresciosa vicenda. Devo fare il cancelliere? Fungere, signora, soltanto fungere. E quanto al mio giovane collega, cerchi di dare qualche buon consiglio al suo, diciamo così, cliente e lo convinca che quanto prima sta zitto meglio è. E io posso rendermi utile in qualcosa? Ma per il prestigio del suo abito lei potrebbe essere un ottimo testimone. D'accordo, però mi permetterei di suggerire un po' di clemenza alla mia missione. Scusate se mi intrometto. Zitto, stia zitto. Ma state zitto tu. Ma parito tutto pazzo, ma parito. Fungo, annoto, chiedo clemenza, ma che cazzo stiamo facendo, un cinematografo? Ma c'è stesso un anno in Lolla, ha che fa viaggi in prima classe, sì. Guardi, le parlo come un padre, non parli, aspetti di mettersi in contatto con un avvocato vero prima di aprire bocca. Ma quale avvocato, ma quale bocca? E voi ne state facendo una tragedia, ma che cazzo ha già fatto, che cazzo ha già rito? Strunz, cazzo, merda, spacci, beccare! Manca se avessi acceso la caccaruna, la fanguccia. Anche signore, anche a voi, non è mai scappato una fangula? No. No? Un strunzo? No. Mai. Spacci, me chi te è morta? No. Vabbè, adesso dite così, perché se no l'eccellenza piglia colla, ria. E voi, Eminente, non avete mai mandato a fare in culo qualcuno con qualche parolaccia? Ma come si permette? Ma sa che cosa le dico? Che anche se il mio abito dovesse indurmi alla clemenza e al perdono, io testimonierò contro...